buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 14 dicembre. Ovviamente tutti i titoli dei giornali sono rivolti alla questione di Boris Johnson, oggi con tutto un altro tema e tono rispetto alle settimane scorse, però invece io voglio aprire su una questione molto domestica, molto italiana. Mi rendo conto che il mondo va da un'altra parte, ma noi ci dobbiamo occupare della Popolare di Bari. Ciao Susanna, buongiorno. Perché la Popolare di Bari è così importante? Perché sostanzialmente è fallita, saltata, morta, defunta. E voi dite, ma come improvvisamente morta, defunta la Popolare di Bari? No, è una cosa che noi sapevamo da tempo. In realtà la cosa che oggi è successa è che il Consiglio dei Ministri ieri doveva salvare nel silenzio totale, mentre muore Ilva, mentre Unicredito licenzia 6.000 persone e tutti stanno zitti, mentre Whirlpool diventa un caso nazionale per 400 persone, nel silenzio più totale si sarebbe salvata anche con questo governo la Popolare di Bari, perché in Italia le banche non falliscono. Vedrete sul mio sito nicolaporro.it un pezzo in cui anche Ennio Doris, l'amministratore delegato di Mediolanum, il presidente fondatore di Mediolanum, ci spiega perché le banche non debbono fallire. Beh, insomma, ieri stavano salvando la banca. Come si salva la Popolare di Bari, secondo quello che leggo oggi sui giornali? Si salva in modo molto semplice, cioè si mettono i soldi vostri, dei vostri risparmi. Perché? Perché a salvarla sarà il Mediocredito Centrale, banca che è incapace da un punto di vista economico di salvare la Popolare di Bari, perché gli dovrebbe dare un miliardo e un miliardo non ce l'ha. Chi finanzia il Mediocredito Centrale? Invitalia. Di chi è Invitalia? È del Tesoro. Quindi voi finanziate Invitalia, Invitalia finanzia il Mediocredito Centrale presieduto da Bernardo Mattarella. Vi dice qualcosa il nome? Il figlio del Presidente della Repubblica, il nipote del Presidente della Repubblica, non so chi diavolo sia, ma insomma parente del Presidente della Repubblica, il che sarà un abilissimo manager, non ho dubbio, che con i nostri soldi salva la Popolare di Bari. In realtà dice molto bene oggi Francesco Manacorda, per non essere populisti fino in fondo, sul Repubblica: ragazzi, se non salvi la banca, non salvi i soci della banca, e io direi chi se ne frega, non salvi gli obbligazionisti della banca, e io gli direi chi se ne frega, ma visto il bail-in non salvi neanche i correntisti, o meglio, non salvi i correntisti che hanno più di 100.000 euro su quella banca. Quindi se avessero diviso i loro conti correnti tra tre banche, 100.000 in una, 100.000 in un'altra, 100.000 in un'altra, avrebbero la loro ghirba salvata. In questa maniera, se hanno un milione su quella banca, non li salvi, nel senso salvi 100.000 euro, il resto lo andrebbero a perdere. Quindi siccome ci sono 21.000 correntisti, il saltare della Banca Popolare di Bari comprometterebbe 21.000 persone che vedrebbero i loro risparmi in banca saltare. Quello che dice Doris giustamente oggi sul mio sito è: attenzione, perché se noi diamo il senso che possano perdere gli italiani i soldi in banca, crolla il sistema. Però io penso che questo sistema prima o poi un colpetto glielo dobbiamo dare, perché non è possibile che noi salviamo sempre le banche e perché abbiamo giustamente questa angoscia dei correntisti che altrimenti non riusciamo a salvare, perché a questo punto c'è quello che gli economisti chiamano un moral hazard da parte degli amministratori delegati. Che vuol dire moral hazard? Cioè che gli amministratori delegati se ne fottono, perché tanto sanno che alla fine qualcuno li salva, e nel settore bancario questo avviene un po' troppo di frequente. Tra l'altro, perché salta la Banca Popolare di Bari? Perché 4 anni fa, e questo lo scrivono in pochi sui giornali, lo voglio scrivere io domani, la Banca Popolare di Bari, che stava lì vivacchiando, le dicono salva Tercas, che era una serie di casse di risparmio che erano bollite. Chi glielo chiede di salvare Tercas? La Banca d'Italia. Quindi la Banca d'Italia chiede di salvare una banca fallita, la Popolare di Bari, e poi che succede? Che la Popolare di Bari fallisce anch'essa, e la Banca d'Italia trova un altro salvataggio. Insomma, avete capito la catena degli errori che mostruosa che è fatta? Ce la prendiamo con i banchieri, forse bisognerebbe prendersela anche con i bancari, che in Banca d'Italia vengono pagati lautamente per fare tutto sto casino. Nel frattempo, banche rotte, il titolo di Repubblica, molto azzeccato, è il giornale che più prende secondo me questa vicenda, perché i renziani e i grillini si sfilano dal salvataggio. Ipocrisia, perché domani, ve lo annuncio, lo so, ho già fatto le mie telefonate, ma probabilmente sarà pubblico, ci sarà un Consiglio dei Ministri in cui il decreto salvataggio della Popolare di Bari si farà. Perché se non venisse salvata, lunedì sui mercati sarebbe un gran casino. Comunque ricordatevi, il casino di questa banca nasce per il salvataggio che la Banca d'Italia la obbliga a fare nei confronti di Tercas. I renziani dicono: che cavolo, ci avete fatto un culo così sulle banche, adesso voglio vedere se salvate anche queste. Brexit entro il 31 gennaio, e Boris Johnson oggi viene descritto divinamente da tutti i giornali. Non c'è un giornale che sia uno che dica cosa è successo sui mercati ieri: sterlina che si rafforza e borsa che sale. Se fosse avvenuto il contrario,
contrario, crollo della sterlina e crollo della borsa, invece è avvenuto esattamente il contrario, ci avremmo i titoli, vinco la destra populista, il mercato li punisce, col cacchio che li punisce, ieri è andata talmente bene che sono tornati tutti zitti, il Sole 24 Ore ci ricorda la verità, e cioè che questi titoli sono saliti semplicemente per ricoperture, per reazione, sell on rumors and buy on news, vendi con i rumors e compra con le notizie, è un vecchio adagio di borsa, quindi io so benissimo che il fatto che ieri si siano alzati i mercati non vuol dire nulla, ma mi diverte l'idea di che cosa sarebbe successo se fossero invece discesi. Timothy Ashe, il saggista sentito dal Corriere della Sera, con questa secessione sfasceranno il regno. In realtà molto meno saggista, molto più intelligente secondo me il punto di vista di Roberto Fabbri oggi sul Giornale, che dice: ragazzi, guardate che l'alleanza che sta per nascere tra inglesi e americani, perché Trump ha subito detto che deve fare un grande accordo commerciale con la Gran Bretagna, renderà sempre più marginale l'Europa, e gli inglesi in realtà ci faranno un mazzo di così. Io invece sono dispiaciuto e non leggo nessun giornale oggi, la mia fissazione, perdere il pragmatismo inglese nei consessi europei, più che per gli inglesi, per noi europei è un problema, per noi italiani. Avevamo i figli della Thatcher, i figli del pragmatismo, i figli di Johnson, che mettevano un pochino a posto, come vi posso dire, le velleità eurocentriche, euroburocratiche di francesi e tedeschi. Veneziani fa un bellissimo pezzo oggi, adesso si trova il nemico, così come quando perdevano i partiti comunisti durante la Prima Repubblica era sempre colpa del leader, oggi la colpa è tutta di Corbyn, e non c'è nessun dato positivo per quelli che invece, come racconta oggi Vittorio Feltri, ma non sono soltanto i contadini e i vecchi a votare conservatore, anche in questo caso non sono i contadini vecchi. Nel frattempo i giornali tutti quanti pensosi sul fatto che in realtà in Scozia vince il Partito Nazionalista Scozzese. Allora siamo passati da quelli che odiavano Boris Johnson, a quelli che oggi Boris Johnson lo sopportano, a quelli che dicono che adesso Boris Johnson, vedrete, diventerà di centro, a quelli che adesso adorano il Partito Nazionalista Scozzese, che è europeista. Cioè, siamo tutto purché non siano, cioè le sardine sono arrivate nella capoccia dei nostri opinionisti, che difatti sono pazzi delle sardine, tra poco ne parleremo. La scrittrice turca ovviamente non poteva mancare, si chiama di Elise Shafak, scusatemi l'ignoranza, purtroppo non la conosco così bene, che ci spiega all'ultima riga che Boris Johnson sì è un brutto personaggio, ma non è Salvini, perché ecco, poi non si deve neanche dare, si deve sempre riportare a casa nostra, diciamo, le ultime considerazioni. A me che sia Salvini frega veramente poco, quello che frega è che faccia bene in questo paese. Il pezzo più bello oggi, diciamo, sociale lo fa Aldo Cazzullo, in cui ci parla di questa Gran Bretagna che è il software Europa, da Harry Potter a Lady Di, ma non solo, in un'Europa un po' hardware, un po' burocratica, insomma la forza di questa Inghilterra straordinariamente ricca dal punto di vista culturale. L'Emilia andrebbe al centro-sinistra secondo il sondaggio di Spagnoncelli, 2 punti percentuali in più per Bonaccini, però il dato fondamentale di questo sondaggio che vi segnalo è che gli incerti sono ancora al 47%, quindi è tutta da vedere. Autostrade, beh, c'è questa brutta storia del fatto che le tre tranche che doveva dare il Benetton al suo amministratore delegato Castellucci per 14 milioni di euro, 13 milioni di euro, gli hanno dato la prima, le altre tre non gliele vogliono dare perché dicono che hanno scoperto cose tremende. Ma devo dire che i Benetton erano quelli che avevano la grande fiducia nei loro manager, quindi ci troviamo in una specie di scaricabarile complessivo in cui i Benetton finalmente vanno con il popolo contro il cattivo Castellucci, che si era preso 13 milioni di liquidazione, responsabile della caduta del Ponte Morandi. Insomma, può bastare questo per dare le responsabilità, ma soltanto al proprio amministratore delegato. Le sardine arrivano a Roma, rullo di tamburi, tutti gasati per queste sardine, ma soprattutto il Fatto Quotidiano, che sta cercando una soluzione al suo contismo, nel senso che sono pazzi prima di Di Maio, e lì hanno capito che avevano preso il drizzone sbagliato, poi di Conte che loro supportano in tutti i modi, e siccome hanno capito che questo Conte non so quanto durerà, adesso sono pazzi di queste sardine. Corpi reali, scrivono, cervelli pensanti, scrivono, a
anime accoglienti. Io non ci posso credere. Vi ripeto, io col Cavaliere non scriverei una cosa di questo tipo. Oggi, nello speciale sulle sartine, corpi reali, cervelli pensanti, anime accoglienti. Esattamente il contrario di noi, che siamo persone, diciamo, orrende e da non considerare. Nel frattempo, un altro titolo del fantastico del Fatto Quotidiano, perché sembra veramente di leggere il quotidiano del lavoro fascista, il MES, Conte torna vincitore. L'unico giornale che ci spiega che Conte torna vincitore, perché dopo il vertice europeo avrebbe ottenuto più tempo per discutere il MES, ma a me sembra che Conte, se non ci fosse stato il dibattito parlamentare, sarebbe tornato con la firma del MES. In realtà è andato lì dicendo: guarda che mi fanno un culo così se lo firmo, quindi più che torna vincitore, più o meno porta a casa il risultato che voleva il Parlamento. Beh, però comunque sul decalogo delle sardine oggi è da leggere, il pezzo di Massimiliano Parente sul giornale, che li prende per i fondelli. Per carità, le sardine non si possono prendere per i fondelli, perché se no dicono che noi le trattiamo male. Povere sardine, siete dei perfetti politici craxiani, che questo è un grande complimento. Chiunque vi faccia una critica non deve essere tollerato, perché le sardine, sono al di sopra di tutti quanti gli altri, nessuno le può criticare. Se le critiche, macchina del fango, poracci. E, insomma, Parente dovete veramente leggerlo, perché è da farsi veramente una risata. Sulla Fondazione Open, sull'inchiesta nei confronti di Renzi, che è l'altro, diciamo, azionista di questo governo, così si vendevano le leggi a chi chi pagava. Questo è il titolo virgolettato, niente po' di meno, del giornale di Travaglio, che poi piagnucola se lo querelano. Beh, insomma, virgolettare questa cosa, che io ho letto il pezzo, non c'è esattamente così scritta nei report della Finanza, è un titolo un po' forte. Più paracula la Verità, che sempre sulla Fondazione Open di Renzi dice: leggi su indicazione dei finanziatori di Renzi, un po' più, diciamo, edulcorata la cosa. Bellissima oggi sul Fatto quella mail che Davide Serra, l'integralista, perché insomma ogni suo partito è infelice a modo suo, e Renzi c'aveva Davide Serra, quello che faceva un culo a tutti dopo essere stato in Inghilterra con le residenze fiscali comode, poi aver fatto i fondi alle Cayman, poi essere rientrato in Italia grazie alla legge che permette ai miliardari di ritornare in Italia, legge fatta da Renzi e che per me è giustissima. E piagnucola in una mail questo Davide Serra, in un italiano che non avete lì idea, in cui si lamenta che non gli hanno dato l'onorificenza, anzi anche lui vuole diventare cavaliere, come scrive un bellissimo, e non sono neanche cavaliere, come scrive un bellissimo libro di Campanile, che ovviamente Serra non avrà letto, perché da come scrive in italiano, secondo me di libri ne ha letti pochi questo Serra, e quindi si lamenta di tutti i soldi che ha dato a Renzi e non ha avuto neanche un cavalierato. È una roba che più che altro non ha nessun rilievo politico, ma dimostra la ridicolaggine di questi uomini che fanno i fichi e poi dopo mi cadono su una specie di onorificenza lì sul bavero della giacca. Ultima questione: il Tempo. Conte querela il Tempo, anzi non lo querela, dice al Tempo che dopo che mollerà Palazzo Chigi sarà il primo a querelare il Tempo, perché il Tempo si occupa dei condoni fiscali del padre della fidanzata di Conte. Un po' complicato. La padre della fidanzata della Conte fa condoni fiscali? Sì. La fidanzata è di Conte? Sì. Questi condoni fiscali sono agevolati da un decreto legge, da una legge fatta anche dal governo Conte? Sì. Conte si arrabbia perché il Tempo mette tutte insieme queste cose, e Bekis dice: non fare il fenomeno che mi dici che mi quereli quando smetti di fare il Presidente del Consiglio, querelami subito se hai il coraggio, anche perché è irrispettoso nei confronti dei magistrati che pensi che vengano influenzati dal fatto che tu sia un Presidente del Consiglio. I magistrati trattano tutti in egual modo, indipendentemente dai ruoli che hanno. Ultime due notizie: una di Francesco Del Vico, favolosa. Netflix farà un po' come YouTube, cioè permetterà di vedere le serie a 1,5 volte la velocità normale, in maniera tale che tu hai una giornata di 36 ore e non più di 24. Nella sostanza io vedo un film che dura un po' di meno. E la ragazza Francesca, 18enne, che gli hanno solato lo smartphone nell'autobus, e che Repubblica intervista perché dice: si vive bene anche se si ha smartphone. Io non potrei fare la zuppa, e voi forse non potreste vederla. Francesca non vede la mia zuppa, o se la vede sul computer di casa, il che va bene uguale. Un saluto a tutti quanti voi, vi do appuntamento come sempre con la zuppa di domani, e soprattutto ricordatevi che sulla Popolare di Bari continueremo a parlare sul mio sito. Ciao!